Ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo vlog, guardate che bello. Questo ascensore proprio è nuovo, perché era rotto, gli hanno fatto nuovo. È molto molto bello, guardate quanto è bello. E stiamo andando da mia mamma, ovviamente. È bello anche il sotto, mi piace molto. Bene, fa caldo. Dopo andremo all'Auchan, che vi faccio io il video spesa Auchan. Che mi avete tanto chiesto, quindi nulla. C'è Davide sul Ciao! vato. Cioè, guardate che bello l'ascensore nuovo. È stupendo. Qui sono io. Io a top con la mia maglia di Calvin Klein. Ma che bello, mamma, l'ascensore! È bellissimo! Sì. Ciao mamma! Ciao, Saluta Ben. tutti! Saluta tutti! Cos'è? Saluta tutti! Salve, ciao! Okay. Ah, hai fatto la tinta? Ma come stai bene? L'ho fatta io, eh. Guarda quella là, Luna, come l'ha stravaccata. Che Poverina, al carina. caldo. Ma Avete portato l'acqua? sì, abbiamo portato l'acqua. Ciao mamma. Ciao. Luciana, io sono sudato e non ti saluto. Sì, va bene, Ti appiccico. anch'io. Poco di, c'è il ventilatore, se volete portarlo di qua. Sì, per forza, Sì. perché io non ce la Allora, faccio. vi volevo far vedere le fragole di mia figlia. Le ha già tolte? Il ventilatore sarebbe da aprire e da pulire dentro. E va bene, donna. Guardate qua la pianta di fragole Va bene, che sta facendo Shana. mamma mia. Qua sono le piccole fragoline. E questa di che cos'è? Di limoni, guardate! Un limone Sì, spuntato! l'aveva fatta vedere su Instagram, Insta Story. Sì, ma il limone non l'avevo visto io, eh! No, è No? Ho visto le fragolette, No, ma lascia non il aperto. limone. E non c'è il caldo, c'è il ventilatore. Allora, stavamo parlando con mia mamma di andare a sciogliere le bomboniere. E ci devi venire, mamma, a sciogliere le bomboniere. Quando? Però mi stava facendo vedere le bomboniere che ha fatto mia cognata a matrimonio. Questo qua, guardate. Non so dove li abbia presi. E questo per qualche altra ricorrenza, adesso non lo so. Però guardate la differenza. Questi qua invece li ha fatti per il battesimo, no, per la comunione. Senti, tu metti una caramella e un sacchettino attaccato, guarda. È una bomboniera, no? Ma Questo perché, invece, ragazzi, voi pensate aspetta. niente? Questa è una bomboniera, sto piattino. Ah no, scusa un attimo, no! Per il matrimonio questi erano della comunione, del battesimo dei bambini. Allora, no, no, no. Allora, queste qua, quella del matrimonio deve la sta cercando mia mamma, di mio fratello, insomma. E queste qua invece sono quelle di quando ha fatto il battesimo dei bambini. Questo penso dello Stefano, questo l'Aurora, se non mi ricordo. E mentre queste qua sono quelle della comunione, vedete la differenza? Queste sono no marca, mi pare. E queste qua sono della Thun, guardate che belle. Questa qua quando ha fatto la comunione Stefano, e questa invece quando ha fatto la comunione Aurora. Queste sono proprio belle, ovviamente senza il nome così, ci sono anche per il matrimonio. Datemi un consiglio, io sono orientata per la Thun, se no ditemi voi, insomma, Ma anche perché... sacchettini semplici, no? Sacchettini semplici. No, troppo pacchiano trovo, voglio fare una Guarda cosa che bella. bello questo, Quello lì, fallo vedere mamma. Questo qua io l'avevo preso al mercato a 1 euro, ma è solo per decorazione. Ma Ma come... no, se ci agganci sacchettino, altro che decorazione, perché poi ci sono le bomboniere Siamo per più di chi, 50, lo per i sai? parenti più stretti, un tipo, poi gli altri invitati. No, allora, io le faccio tutte uguali le bomboniere, Ah. solo i testimoni le hanno diverse, quindi la Ma chi sono Sharon i testimoni? a lui e a sua sorella e a suo cognato. Ah, bene. E a te Cesare e la Sharon? Ah, ecco. E così, poi vabbè, te ne faccio una per la famiglia, ve la do. E quindi che sei tu, e la Sharon e Cesa c'hanno quella lì. E no, voglio fare cose belle, non voglio fare cose pacchiane. Perché comunque sarà tutto molto bello e... Beh, il pranzo dove, scusa? Il pranzo, dobbiamo andare a fare gli assaggi, io ho individuato dei posti. Dobbiamo solo andare, vuoi venire anche tu a fare gli assaggi quando andiamo? E quando? E ti faccio sapere quando andiamo, Ma non vieni. quando adesso che fa caldo, fra qualche po', a Sì, settembre. non ti preoccupare.
Vedi, era in una rosticceria proprio di quelle lì. Sì, sì, al kebab, dai. No, no, rosticceria. Una dove spendi? No, rosticceria. Ma dove è andata la mia nipote a fare il compleanno? Ma no, ma, io voglio rosticceria. Ma quello è tipo una snaccheria, cos'è? Io voglio... fai un rinfresco invece che pranzo. Ma no, io no, voglio rosticceria, io quella dove spendi 5 alla persona. Ah, ma preparati perché il matrimonio sarà dalla mattina fino alla sera, eh. Faccio anche fuochi d'artificio. Ma tu pensa. E poi quella televisione. Al lago? Al lago? Sai che mi ha fatto una bella idea? No, perché sarà comunque sotto dicembre. Mi ride. Al lago? Ma che al lago? Mamma, sarà a dicembre, quindi sarà tutto molto più folcloristico, più bello, la magia proprio principesca, con le luci, le cose. Infatti il mio vestito e le mie scarpe sono da principessa. Senti una cosa, ma dove dovrà? A Milano? Sì, sì, o Milano o provincia vicinissimo comunque. Amore, scusa, sto parlando con mia mamma. Milano provincia comunque, ah. Sì. Sì, ma sai quanto ti viene a costare il pranzo? Sì, sì, costerà... Sì, mamma, abbiamo già calcolato tutto, è normale. Saremo una cinquantina di più di persone. Ok, siamo arrivati all'Auscia, allora quanto tempo che veniva all'Auscia? Allora, hanno aperto un sacco di negozi nuovi, tipo qua hanno aperto Calliope, là c'è... più là... ci sono un sacco di negozi nuovi. E sono molto contenta. Ah, vedo che un negozio è rimasto, ovvero Koi Import, devo assolutamente entrare. E questo pezzo ve lo farò sicuramente in voiceover perché c'è la musica. Dei miei negozi preferiti, vedo già Davide sudare al pensiero di dover entrare. Guardate un uomo distrutto, guardatelo. Guardatelo. Sapete di niente? Ciao, yeah, top, super top, vi faccio vedere velocemente qui e questo pezzo finisce perché c'è troppa musica. Mamma mia, sono già pronta, cioè guardami come sono rossa, allucinante. Abbiamo finito ora di fare la spesa, c'erano un sacco di sconti da Auchan e vi farò il video spesa, quindi dopo questo vlog vedrete il video spesa perché conviene veramente tanto venire all'Auchan perché sono prezzi stracciatissimi. Bene ragazzi, fa un caldo allucinante, sono praticamente stravaccata sul letto. Come avete visto, oggi siamo stati da mia mamma perché era da tanto che volevo stare lì con calma, tranquillità. Ho vloggato giusto un pochettino, poi mi sono goduta tutto il tempo la mia mammetta e mi sono strapazzata di coccole le gattine Yumi e Luna e ho messo a posto due cosine, mia mamma gli ha fatto un favore e abbiamo parlato un po' del più del meno, abbiamo chiacchierato di tutte cose, un po' del matrimonio, un po' delle cose di Sharon, insomma un po' di tutto, del più e del meno insomma, e nulla, e abbiamo passato tutto il tempo da mia mamma oggi, poi siamo andati all'Auchan e abbiamo fatto la spesa, anche se avevamo già fatto gli altri giorni, però io gli avevo detto a Davide, andiamo, facciamo la spesa, tanto devo prendere solo due cose, alla fine è venuta fuori una spesona allucinante, ma conviene, eh? Vi segnalo che fino al 30 giugno ci sono sconti dall'Auchan pazzeschi, veramente super 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 convenienti e conviene veramente tantissimo andare a fare la spesa. E poi vi volevo dire che praticamente allora vi abbiamo detto che sabato andiamo al mare, però se le cose non succedono una dopo l'altra, veramente un problema dietro l'altro. Praticamente Davide è andato dal meccanico, quello suo di fiducia, che comunque ha visto la macchina all'inizio, ha detto che era tutto a posto, e per farsi cambiare l'olio, in previsione che sabato dobbiamo partire per il mare. E faceva un rumore strano, che infatti voi in certi video avete detto cigola peggio dei Flisson. In effetti c'era un rumore strano da un po' di giorni. E il meccanico l'ha guardata, ha controllato il motore, che tutto è a posto, la cinghia, le cose, è tirata giusta, i termini che ha usato lui, vi ripeto. Tasto dolente, la frizione, yuhu! C'è da rifare la frizione completamente, sono 450 euro di frizione. E nulla, quindi ha detto dovete andare al mare, no?
No, vi consiglio di non andare, usate l'acqua in città e cambiate la frizione e poi potete partire quanto volete, perché comunque abbiamo fatto un sacco di viaggi con quella macchina. Siamo andati comunque in Basilicata, siamo andati a Roma, avanti e indietro. In Basilicata siamo andati due volte andare e due volte a tornare. Siamo andati a Modena, siamo andati da Fede Bonza, che adesso non mi ricordo più dove abita, scusami tesoro, comunque vabbè. E avanti Andrea, la frizione comunque quando ce l'ha venduta ce l'aveva detto che comunque per il momento andava bene, più avanti sarebbe stata da fare, però ovviamente facendo tutti quei viaggi che abbiamo fatto si è un po' consumata e quindi è meglio cambiarla, quindi non corriamo rischi e quindi stiamo valutando, visto che comunque noi al mare in vacanza ci dobbiamo andare a luglio, fine luglio. E al mare andavamo praticamente la mattina e tornavamo la sera. Quindi adesso stiamo pensando o andiamo lo stesso al mare col treno oppure andiamo al mare oppure andiamo, scusate, in piscina. E quindi facciamo così, sempre con Stefano. Ma sabato sicuramente andiamo, se non andiamo al mare appunto andiamo in piscina perché fa veramente troppo troppo caldo. E poi appunto la frizione non ce la poteva far subito perché c'è già altre persone che hanno prenotato di fare altre cose e la macchina va lasciata giù un paio di giorni, quindi non saremmo mai riusciti a farla fare in tempo per sabato. Quindi settimana prossima gli portiamo la macchina e ce la ripara, insomma, ce la mette a posto. Così quella macchina alla fine è come se fosse nuova a livello di motore, frizione e quant'altro, come se fosse nuova perché praticamente è stata revisionata, è stato fatto dei lavoretti alla testata che c'erano da fare quest'inverno, ancora testata l'abbiamo rifatta nuova e quindi è ottima. È un peccato, finché non si compra una macchina nuova bella, no? Questa va più che bene e per, cioè, sinceramente conviene far fare la frizione. Insomma, una dietro l'altra, come vedete con me, come vedete c'è proprio, ce n'è sempre una e vabbè. Comunque volevo dire, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per tutte le belle parole che mi scrivete in direct, insomma tutto, siete fantastici. Dopo questo vlog, praticamente ci sarà un hangout sul mio canale con Andrea il contabile. Quindi non perdetelo, verso le 10 meno un quarto circa, il vlog adesso ve lo carico subito, quindi tempo di montarlo, caricarvelo e praticamente poi ve lo faccio uscire. Un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti, iscritti di sempre, mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio e vi ricordatevi l'hangout stasera alle 10:15. Ciao!